Tutto è iniziato con una meme. Stavo scrollando i post su Instagram e per caso mi sono imbattuto in questo. È una normalissima meme e recita così: Pepsi nel 1988, Pepsi nel 1989, Pepsi nel 1990. All'inizio pensavo che nel 1989 la Russia avesse in qualche modo preso possesso della Pepsi o qualcosa del genere. Mi sbagliavo. Ho fatto qualche ricerca e ho scoperto una delle storie più al limite del possibile. Oggi parleremo quindi, come avrete capito, di una delle bibite più famose del mondo, la Pepsi. Quelli che si battagliano da decenni su cosa sia meglio tra Pepsi e Coca-Cola, io vi do un piccolo consiglio. La Coca-Cola ha più soldi, più fan, più pubblicità. La Pepsi ha le navi da guerra. Ma come ci siamo arrivati a questo punto? In questo video vi spiegherò una piccola chicca della storia del nostro pianeta. Siamo a 31 anni fa, quindi nel 1989, quindi in poche parole potete capire un po' la situazione del pianeta tra guerra fredda, muro di Berlino, eccetera. Diciamo che economicamente l'Unione Sovietica non se la passava molto bene, ma tralasciando tutti i suoi problemi economici, voleva comunque estendere il patto che aveva fatto con la Pepsi nel 72. Ora vi spiegherò anche questo patto perché è, come dire, un pelino particolare. Come vi avevo detto, nel 72 venne stipulato il primo patto tra l'Unione Sovietica e la Pepsi per introdurre la Pepsi nei paesi sovietici. Non potendo pagare in rubli, che era la moneta corrente nell'Unione Sovietica, dato che non c'era un cambio con il dollaro, l'Unione Sovietica pagò le bibite in bottiglie di vodka. Se questo era il primo accordo, figuratevi il secondo. Ma però nell'89, col valore di mercato che aveva assunto la Pepsi, diciamo che non si poteva pagare con alcolici. Visto che ormai la guerra fredda era praticamente finita, nelle caserme e nelle basi militari si riempivano armamenti ormai abbandonati, l'Unione decise di pagare le bibite con 17 sottomarini, un incrociatore, una fregata e un cacciatorpediniere. Ma la Pepsi accettò. Ovviamente la Pepsi non ci faceva assolutamente nulla con questo armamento, quindi pochi giorni dopo barattò i metalli con cui era fatta la flotta con soldi veri. Però resta il fatto che per pochi giorni, per quei pochi momenti, con quella flotta lì, la Pepsi diventò la sesta potenza navale al mondo. Questa è una breve storia di come la Pepsi avrebbe potuto conquistare il mondo. Niente ragazzi, la storia è finita qui. Però prima di lasciarvi voglio chiedervi una cosa semplicissima a cui sicuramente risponderete nei commenti. Pepsi o Coca-Cola? Quindi ragazzi, se questo piccolo video informativo sulla parte importantissima della storia vi è piaciuto, lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ragazzi!